Buongiorno e benvenuti ai seminari online rivolti alle scuole secondarie di secondo grado organizzati dai Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN per Net Science Together, progetto della Notte Europea dei Ricercatori, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dei progetti Marie Sklodowska-Curie. Il progetto comprende 11 tra enti di ricerca e università. CNR, che ne è il capofila, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, Cineca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia e Uninettuno, che durante tutta la settimana propongono tantissime iniziative in presenza e online che potete consultare nella pagina che trovate nella chat. E vi aspettiamo in presenza stasera e domani, sera 24 e 25 settembre, alla Città dell'Alta Economia a Roma, con un programma ricco di eventi pensati per il vasto pubblico. Per saperne di più, visitate il sito www.scienzainsieme.it. Oggi parliamo di acceleratori di particelle con Massimo Ferrario. Massimo Ferrario lavora ai Laboratori Nazionali di Frascati, dove si occupa della fisica dei fasci di elettroni ad alta brillanza, collaborando con i maggiori centri di ricerca internazionali alla progettazione e realizzazione di fotoiniettori per i progetti FEL, tra cui DESI e SLAC. È responsabile per i Laboratori Nazionali di Frascati del progetto SPARC e project leader di Eupraxia Spark Lab. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande nella chat e alla fine risponderemo ad alcune di queste. Massimo, a te la parola. Grazie Debora, grazie a tutti. Certo, avrei preferito essere in presenza e potervi parlare dal vivo, purtroppo la situazione non lo permette ancora e quindi cercherò di trasmettere il messaggio anche attraverso questa via. E spero soprattutto che la connessione sia buona e vi possiate sentire. Vi ringrazio per avermi invitato a parlare di acceleratori di particelle, perché è sicuramente un argomento che mi piace molto, anche perché lo ritengo molto utile non solo per la ricerca di base, per le applicazioni alla fisica, ma anche perché può avere un impatto sulle attività socio-economiche della società molto importante e forse a volte è anche poco conosciuto. Di solito inizio queste presentazioni con questa immagine perché rappresenta quello che al momento è lo stato di frontiera della ricerca sugli acceleratori di particelle. Da questa immagine forse non si capiscono bene le dimensioni, però questo oggetto ha una lunghezza di 10 centimetri e all'interno di questi 10 centimetri è possibile accelerare particelle fino a energie dell'ordine di 10 GeV, che sono quelle che fino a poco tempo fa era necessario accelerare con un acceleratore di lunghezze di chilometri, 2 o 3 chilometri. Quindi è un passo enorme verso la compattezza di queste macchine acceleratrici che le può rendere utili anche in tanti altri ambienti dove non ci sono spazi così vasti e soprattutto una riduzione enorme di costi. Entreremo poi più in dettaglio sul funzionamento di questo oggetto. In realtà è molto semplice perché quello che vedete al centro è un tubicino di vetro. Con un diametro di circa 1 mm. All'interno di questo tubicino viene pompato un gas, di solito idrogeno, e questo gas, che di per sé è inerte, non ha nessuna attività utile per l'accelerazione, all'interno di questo gas viene prodotta una scarica elettrica, come avviene nelle lampade al neon. Infatti la luce che vedete non è altro che la luce prodotta dalla scarica all'interno di questo gas. Questo gas durante la scarica si ionizza, cioè si separano gli ioni dal nucleo e quindi resta una miscela di cariche positive e cariche negative ad alta densità. Di per sé la somma di tutte queste cariche dà carica totale zero, perché ci sono tanti elettroni negativi quanti nuclei positivi. Però se all'interno di questo tubicino viene inserito, viene iniettato un oggetto perturbante, che potrebbe essere un intenso impulso laser, per
oppure anche un fascio di particelle. Beh, il passaggio di questo laser all'interno di questo oggetto produce una separazione delle cariche, cioè gli elettroni vengono allontanati dall'asse di questo tubicino, detto anche capillare, e quindi restano scoperte solo le cariche positive, che ad alta densità, molto vicine tra di loro, producono dei campi elettrici di intensità estremamente elevata. E sono proprio questi campi che permettono l'accelerazione di un fascio di particelle che poi viene iniettato. Quindi capite che in un oggetto di questo tipo, che costa veramente poco di per sé, possono essere ottenute energie dell'ordine di 10 GeV, che come vedremo sono molto utili e molto interessanti. Ma in generale, ritornando all'argomento principale, quello che volevo dirvi è che gli acceleratori di particelle sono molto più diffusi di quanto si possa immaginare, nel senso che nel mondo ci saranno circa 50.000 acceleratori in funzione per vari tipi di applicazioni. Voi vedete da queste curve l'andamento del numero di acceleratori in funzione dagli anni 68 fino a questi anni, e vedete che l'aumento è abbastanza veloce, è iniziato lentamente ma oggi sta crescendo sempre di più. E in particolare potete vedere, questa curva arancione diciamo rappresenta il numero totale di acceleratori, ma quella rossa, che è una di quelle dominanti, indica la frazione di acceleratori usati nell'industria. E poi le altre, quella verde e quella gialla, sono più applicazioni di carattere medico. Quindi alla fine gli acceleratori per l'applicazione che facciamo noi a Frascati e in tanti altri laboratori di ricerca per la fisica delle particelle sono una minoranza rispetto alla quantità di acceleratori diffusi. E lo vedete anche da questo diagramma, no? Che dimostra che soltanto l'1% degli acceleratori in funzione che raggiungono energie superiori al GeV di interesse per applicazioni della fisica delle particelle, rappresentano una quota molto bassa rispetto a tutti quelli utilizzati in medicina, industria e altre attività. Senza poi parlare, se forse voi siete troppo giovani, ma fino a poco tempo fa gli acceleratori erano anche uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case di tutte le famiglie. Se dovessimo contare anche i tubi catodici utilizzati per illuminare lo schermo di un televisore, beh, gli acceleratori in funzione sarebbero stati parecchi milioni, quindi è un oggetto ben noto. Peraltro lo schema del televisore è interessante perché contiene molti degli aspetti che poi vengono riprodotti su scala diversa anche negli acceleratori di particelle di alta energia. Cioè, quello che conta innanzitutto, lo potete vedere da questo schemino, è la sorgente di elettroni o di particelle, a seconda dell'uso che se ne vuol fare. La prima cosa è formare, generare queste particelle. Nel caso degli elettroni è particolarmente semplice, perché basta riscaldare un filamento, come in una lampadina, e da questo vengono emessi degli elettroni. Però questi elettroni escono dal filamento a velocità praticamente zero, si muovono lentamente. Quindi la prima cosa che bisogna fare è cercare di catturarli e vengono accelerati in un tubo catodico, ad esempio, attraverso due elettrodi attraverso i quali viene applicato un campo elettrico e le particelle cominciano acquistare una direzionalità. Vengono accelerati in una sola direzione, ad esempio lungo quest'asse, e quindi possono essere portati all'energia di interesse, ad esempio nel caso dei televisori, delle decine di kilo electron volt per poter poi interagire con lo schermo, che è il nostro rivelatore, e formare l'immagine eccitando i fosfori che stanno sullo schermo. Però per creare questa immagine sono necessarie anche altre operazioni, non solo l'accelerazione. L'accelerazione è quella di base, ma se vogliamo creare precisa e dettagliata sullo schermo, le cose importanti sono due. Prima di tutto la focalizzazione, cioè il fascio di elettroni che esce da questa sorgente tende a divergere, a muoversi un po' in tutte le direzioni. Quindi ci deve essere un campo magnetico a un certo punto, all'uscita della sorgente, che permetta di focalizzare il fascio di particelle e indirizzarlo cercando di avere una sezione quasi
punti fuori. Questo vi ricordate, c'erano le manopole per mettere a fuoco l'immagine. Mettere a fuoco l'immagine voleva dire cambiare l'intensità del campo magnetico che focalizzava verso l'asse di propagazione gli elettroni che cercavano di scappare. Detto questo, però, il pennello elettronico che viene così generato deve essere indirizzato in un preciso punto dello schermo per illuminare il pixel di interesse, e quindi è necessario anche un altro campo che defletta gli elettroni in funzione del tempo nella direzione del bersaglio. Quindi questi tre elementi, sorgente, accelerazione, focalizzazione e deflessione, sono le componenti principali di qualsiasi acceleratore. Ma tornando all'importanza degli acceleratori, beh, questo credo sia già abbastanza di per sé valido, ma ce ne sono anche molte altre. Ad esempio, una attività molto diffusa è quella di utilizzare gli fasci di elettroni per sterilizzare gli alimenti, ad esempio. Quindi quando vengono prodotti certi alimenti, prima di inviarli alla distribuzione, vengono impacchettati e fatti passare sotto un fascio di elettroni, soprattutto per quanto riguarda appunto cibi esotici magari, e in questo modo vengono sterilizzati e uccisi tutti i batteri che potrebbero essere ancora presenti all'interno del cibo che viene distribuito. E questa è un'applicazione molto diffusa. Altre sono applicazioni magari anche più di tipo produzione di componenti meccaniche, e un fascio di elettroni può essere utilizzato per saldare due metalli, due piastre di metallo, semplicemente utilizzando un fascio di elettroni che surriscalda la zona di contatto tra i due metalli fino a renderli fusi sulla superficie, e in modo tale che poi si ricompattino, si risaldino insieme dopo il passaggio di questo pennello di elettroni, cosa che avviene molto rapidamente e con una precisione estremamente alta. Altre possibili applicazioni industriali sono l'impiantazione di ioni. Accelerando degli ioni, questi possono essere conficcati all'interno di wafer di silicio, come quelli utilizzati in elettronica, per cambiare le proprietà elettroniche del dispositivo e renderlo sempre più compatto, come avviene nei moderni strumenti tecnologici. Quindi intorno agli acceleratori c'è anche quello che si dice il BIM business, c'è un'attività economica che produce anche delle risorse ingenti. Altrettanto importante è sicuramente l'applicazione medica di questi acceleratori. Gli acceleratori vengono continuamente utilizzati non solo per le radiografie che facciamo tutti, anche dal dentista o di diagnostica, ma anche per gli interventi in sala operatoria, dove un fascio di elettroni, come schematizzato in questa figura, viene fatto interagire con una piastrina di metallo, e durante l'attraversamento di questa piastrina viene prodotto un fascio di raggi X. E questi raggi X vengono indirizzati dove è necessario che siano applicati durante l'intervento chirurgico. Altre applicazioni ancora più avanzate sono quelle cosiddette di adroterapia, dove fasci di ioni, di carbonio, di ioni anche più pesanti, vengono utilizzati per la cura di tumori in profondità. Questi fasci hanno la proprietà che possono attraversare una parte del nostro corpo senza interagire in modo grave con le cellule, fino a una profondità ben determinata, che dipende dall'energia delle particelle che vengono sparate sul bersaglio. Quando raggiungono quella profondità si ha un picco di interazione e riescono a distruggere le cellule malate in modo localizzato, riducendo al minimo il danno sui tessuti sani che, che devono essere risparmiati, ovviamente. E in questa animazione vedete come in una sala opportuna vengono utilizzati questi fasci, che devono essere pulsati seguendo la respirazione del paziente, perché quando il paziente respira si sposta anche la massa tumorale e deve essere colpita al momento giusto
quando si trova sulla linea giusta di interazione. Quindi è tutto un sistema molto complesso, non solo di generazione e accelerazione delle particelle, ma anche poi di puntamento e di regolazione dei fasci. Ma come vengono accelerate le particelle? Beh, abbiamo visto che il metodo più semplice è quello di utilizzare due elettrodi attraverso i quali, generando una differenza di tensione, si produce un campo elettrico e questo serve ad accelerare le particelle, gli elettroni in particolare. Purtroppo però è un metodo molto inefficiente perché con due elettrodi di questo tipo non si possono raggiungere campi molto elevati e quindi le energie che le particelle acquisiscono, ad esempio in un televisore, fortunatamente sono molto basse, dell'ordine appunto delle decine di kilo elettron volt. Andare oltre diventa molto più complicato. La tecnica che si preferisce è quella di utilizzare onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche, come sapete, a differenza delle onde meccaniche, hanno due componenti, una elettrica e una appunto magnetica, che propagano. E la componente elettrica è quella che può essere utilizzata per accelerare le particelle. Purtroppo le onde tendono a propagano nello spazio libero in una direzione che è perpendicolare all'oscillazione dei campi, che invece è trasversa. Mentre la propagazione è lungo l'asse, diciamo, orizzontale, i campi oscillano lungo l'asse perpendicolare. Quindi un'accelerazione di una particella avverrebbe nella direzione perpendicolare a quella della propagazione delle onde. Tuttavia ci sono dei metodi per poter imbrigliare queste onde con quelle che sono chiamate le strutture acceleranti a radiofrequenza, e queste onde che vengono iniettate attraverso queste guide d'onda in questa struttura, attraverso le multiple riflessioni che avvengono all'interno di questi tubi speciali, sono tubi corrugati come potete vedere in questa immagine, trasformano la direzione del campo elettrico, che è quello accelerante, da trasverso a longitudinale. Cioè in questo modo l'onda propaga nella stessa direzione in cui avanza il campo elettrico. E quindi una particella che viene iniettata all'interno di questo tubo nella direzione di propagazione dell'onda acquisisce anche continuamente, assorbe energia dall'onda e in questo modo viene accelerata. Qui vedete un'animazione che dimostra il campo elettrico dell'onda che oscilla e se la particella viene iniettata al momento giusto, quando il campo ha la direzione accelerante, allora può essere gradualmente portata a energia superiore. Questa è la struttura accelerante al momento più diffusa nelle macchine acceleratrici. Ha una storia gloriosa, ha permesso di fare tante scoperte e tante applicazioni. Ha purtroppo un limite, nel senso che i campi acceleranti che possono essere ottenuti con questa struttura arrivano intorno al massimo ai 100 megavolt a metro, quindi già mille volte di più, anzi 10.000 volte più di quello degli elettrodi convenzionali. Ma ancora sono pochi se uno vuole fare un acceleratore di altissima energia. Per farlo di alta energia bisogna mettere in serie tante di queste strutture, questa in particolare è lunga 3 metri, e arrivare alle decine di chilometri necessari per arrivare alle energie finali necessarie per le applicazioni di fisica di alta energia. Quindi insomma sono utilissime, sono ampiamente utilizzate, ma hanno dei limiti. E come vedete qua in questa animazione fa rivedere quello che ho detto prima, che se le particelle vengono iniettate al momento giusto sulla cresta dell'onda, nella fase accelerante, viaggiano insieme all'onda e vengono gradualmente accelerate, un po' come quando si fa il surf sulle onde d'acqua. Il limite di queste strutture è che se si prova a iniettare, eccitare queste strutture con potenze troppo elevate, con onde elettromagnetiche, con campi troppo elevati, queste cominciano a strappare gli elettroni dal rame in cui sono fatte
e si innesca quello che si chiama il breakdown, che non è altro che una scarica elettrica, che all'interno della struttura accelerante, che produce anche dei danni, dei buchi che rendono inutilizzabile la struttura. Quindi per sua natura ha un limite che è dovuto dal materiale con cui è fatta, che a un certo punto emette elettroni e innesca delle scariche distruttive. Altre componenti di tutti gli acceleratori, come abbiamo visto anche per il televisore, oltre alla struttura accelerante, sono i campi magnetici che vengono utilizzati sostanzialmente per due scopi. Il principale è quello di deflettere, fare curvare le particelle, per indirizzarle magari verso il bersaglio che ci interessa, oppure, se integrati in un anello, possono servire a riportare le particelle all'ingresso della struttura accelerante e invece di mettere una serie di cavità acceleranti una dietro l'altra, se ne usano poche, ma con la possibilità di ricircolare il fascio di particelle ad ogni giro guadagnano un po' più di energia. Cioè, certo, questo è un metodo che rende le dimensioni lineari ridotte, le trasforma in un anello, però anche questo purtroppo ha delle limitazioni, pur avendo una serie di applicazioni in quelli che vengono chiamati sincrotroni o anelli di accumulazione, a seconda del tipo di applicazione, di cui adesso vi farò vedere. Qual è la limitazione di questa concezione ad anello degli acceleratori? In linea di principio sembra l'ideale. Costruisco una sola struttura accelerante, gli faccio passare miliardi di volte le particelle al suo interno e alla fine le particelle raggiungono le energie che mi servono. Beh, una limitazione intanto più di carattere tecnologico, nel senso che ad ogni passaggio all'interno delle cavità le particelle aumentano la loro energia e quindi anche i campi magnetici necessari per defletterle e tenerle sull'orbita di interesse diventano sempre più alti. E anche qui c'è un limite, i campi magnetici più di qualche tesla al metro non riescono a essere facilmente realizzati. Quindi un primo limite è dato dai campi magnetici che definiscono la possibilità di curvare il raggio di curvatura delle particelle. Ma ce n'è un'altra, ancora più fondamentale, che è illustrata in questa animazione. Quello che succede quando una particella elettrica, che sia un elettrone, un positrone, qualsiasi particella carica, compie un'orbita circolare, o comunque, insomma, l'importante è che non sia un'orbita rettilinea, la particella emette radiazione. Questo è stato scoperto proprio all'interno delle macchine circolari e rappresenta da una parte una possibilità, un'occasione estremamente importante di poter sfruttare la radiazione che è rappresentata da queste linee blu che viene emessa dalla particella durante la sua orbita e posizionando un osservatore, un esperimento, un dispositivo lungo la tangente di questa orbita, è possibile utilizzare questa emissione di radiazione che può essere molto intensa e soprattutto contiene molte lunghezze d'onda, ha uno spettro, si dice, che va dall'infrarosso fino ai raggi X. Ciascuno di questi impulsi è ricco di componenti di onda elettromagnetica e questa radiazione può essere utilizzata per molti esperimenti, non di fisica delle particelle, ma di analisi dei materiali o biomediche, come vedremo tra poco. Quindi, da un certo punto di vista, è stata una scoperta che ha entusiasmato gli scienziati. Ma la prima reazione non è stata proprio di entusiasmo, è stata un po' di depressione, perché quando una particella emette radiazione, come in questo caso, la radiazione si porta via parte dell'energia cinetica della particella. Quindi vuole dire che nel mio schema ad anello, se io accelero la particella, rischio che poi durante l'orbita la particella perde l'energia che gli ho dato e alla fine me la ritrovo all'ingresso con la stessa energia
iniziale. Quindi è un limite alla massima accelerazione che posso ottenere in una certa macchina. È un limite per l'accelerazione, è un bene per le possibili applicazioni. Ma la potenza, la quantità di energia che viene portata via al fascio di elettroni su quest'orbita, dipende dalla quarta potenza dell'energia cinetica delle particelle. Cioè, quanto più le mie particelle sono ad alta energia, tanto più tendono a perderle. Quindi già questo pone un limite. Ed è inversamente proporzionale al quadrato del raggio di curvatura. Quindi questo è uno dei motivi per cui, se uno volesse ridurre la quantità di energia persa per emissione di luce di sincrotrone, che così è chiamata questa radiazione, quello che deve fare è aumentare sempre di più il raggio di questi anelli. Aumentando il raggio si riduce la potenza dissipata in radiazione e quindi ci si può portare a energie più elevate. Quindi questa è la limitazione e nello stesso tempo il pregio degli acceleratori circolari. Limitazione che però ha portato anche alla costruzione di macchine dedicate proprio allo sfruttamento di questa radiazione. Quella che vedete è credo sia Diamond, la macchina in funzione vicino a Oxford, dalla quale vengono utilizzati su varie linee queste radiazioni emesse dalle particelle, e come vedete è relativamente piccola, il raggio di questa macchina è volutamente ridotto rispetto all'energia che è in grado di raggiungere, proprio per aumentare la quantità di energia irraggiata, che è l'obiettivo di queste macchine di luce di sincrotrone. Se volessimo, e infatti la macchina raggiunge una certa energia di equilibrio, diciamo intorno ai 2-3 GeV, oltre i quali l'accelerazione è del tutto inutile, perché l'energia in più che viene data ad ogni giro viene persa per emissione. Però per questo tipo di applicazioni va benissimo. Cioè, va benissimo che a un certo punto ci sia un'energia di equilibrio, tanta ne do al fascio, tanta ne emette, però la posso utilizzare. E come viene utilizzata? Beh, come abbiamo già detto, la luce di sincrotrone delle particelle viene emessa al momento in cui la particella cambia direzione. Quindi, inserendo in questa macchina dei magneti deflettenti, lungo la tangente è possibile estrarre questa radiazione ed eventualmente utilizzarla. Ci sono anche dei metodi più efficaci, perché una volta capito che quello che fa emettere radiazione è la deflessione, allora mettendo una serie di magneti dipoli alternati lungo il cammino della particella, si può fare in modo che la radiazione emessa durante una oscillazione si sommi a quella che viene emessa la oscillazione successiva, e in questo modo si amplifica la radiazione in uscita, perché a volte può essere molto utile e interessante aumentare il flusso di luce disponibile per gli esperimenti. E quello che vedreste all'interno di quella macchina, lo vedete in questo modellino, è sostanzialmente questo tipo di dispositivi. Quindi potete riconoscere che c'è i magneti curvanti, quelli verdi, che servono appunto a tenere le particelle su un'orbita circolare. Poi ci sono dei magneti che sono quelli azzurrini, che servono per focalizzare le particelle, come avevamo visto nel televisore. Focalizzare vuole dire che bisogna fare in modo che non scappino al di fuori di questi tubi e continuino a propagare nella direzione che ci interessa, cioè mantenerle sull'asse di propagazione. Poi c'è la struttura accelerante, questo dispositivo verde con quelle strane inclinazioni che sono le guide d'onda per caricarla di potenza elettromagnetica, le onde elettromagnetiche che accelerano le particelle. E poi vedete che ci sono anche questi dispositivi su questo piedistallo blu e verde, che sono degli ondulatori, cioè questi magneti che vedete qui a sinistra, dove viene amplificata la radiazione emessa. Lungo la tangente
di questa macchina sono indicate le linee di luce dalla quale viene estratta la radiazione e portata dall'utente. Quindi se noi potessimo entrare in questo laboratorio virtuale e spegnere la luce, quello che osserveremmo è una situazione come questa. Cioè, le particelle viaggiano a una energia di equilibrio e emettono radiazione quando attraversano i dipoli. Questa radiazione viene catturata lungo le beam line della luce e trasportata nelle sale degli utenti. In alcuni punti, come vedete, si ha emissione anche lungo il cammino rettilineo, qui ad esempio, proprio perché sono installati questi ondulatori che mettono l'amplificazione della radiazione emessa. Però proviamo a seguire adesso un impulso di questa radiazione. Questo impulso contiene tanti colori. Ci sono dei metodi per selezionare un singolo colore, questi dispositivi, che permettono appunto di selezionare la lunghezza d'onda di interesse per un determinato esperimento e andare a analizzare l'effetto che fa su un campione, in questo caso l'emissione, l'effetto fotoelettrico, l'emissione di elettroni una volta illuminato quel campione metallico. Oppure possono essere studiate le strutture cristalline, sfruttando la diffrazione che la radiazione subisce quando passa attraverso un cristallo. Questa radiazione viene raccolta da uno schermo e poi analizzata attraverso sistemi estremamente complessi che fanno uso anche dell'intelligenza artificiale per riconoscere le forme, e poi vengono ricostruite le strutture delle proteine, delle strutture biologiche che possono essere analizzate. E tra l'altro in questi, diciamo, tragici anni la luce di sincrotrone ha permesso anche l'identificazione della struttura della proteina Spike, che è quella che nel coronavirus si attacca alle nostre cellule e produce l'infezione. Quindi hanno dato un contributo anche alla realizzazione di metodi per combattere il coronavirus. Altre applicazioni invece sono poi proprio direttamente di terapia, come in questo caso, dove una lunghezza d'onda ben definita, tipicamente raggi X, viene utilizzata per curare alcuni danni, alcune cose che devono essere irraggiate. Quindi, insomma, la luce di sincrotrone ha una vasta serie di applicazioni. Ne ho selezionato un'altra che mi piace, che è legata invece alle applicazioni archeologiche. E quella che vedete è una ricostruzione della cosiddetta Villa dei Papiri di Ercolano. È una villa romana che era stata sepolta durante la famosa eruzione e poi, insomma, è stata trovata abbastanza intatta nelle sue strutture essenziali. E se provate a entrare in quello che rimane di questa villa, vedete che ci sono ancora delle sale con degli affreschi ben abbastanza conservati, ma soprattutto quello che è stato trovato all'interno di questa villa è una biblioteca dove erano conservati i papiri, che vedete qui sulla destra. Papiri che ovviamente sono stati bruciacchiati dalla l'alta temperatura, li ha consumati, senza però distruggerli completamente. Li ha inceneriti, ma non distrutti. E certo, la curiosità di sapere cosa stava scritto in questi papiri è estremamente elevata. Una possibilità è quella di cercare di srotolarli e vedere di cosa è rimasto scritto, ma durante il srotolamento di questi papiri purtroppo se ne distrugge il 90% e quindi poi ricostruire il contenuto diventa complicato. Quello che hanno fatto con la luce di sincrotrone, in una di quelle macchine che vi ho appena illustrato, è mettere uno di questi papiri su un apposito sistema girevole e illuminarlo con una radiazione che non distruggesse il bersaglio, ma sfruttando la diversa velocità di propagazione della luce a seconda del materiale che attraversa, è stato possibile identificare le zone in cui c'era l'inchiostro e con una risoluzione sufficientemente alta addirittura riuscire a distinguere le lettere scritte
su un determinato strato all'interno di questi papiri. Quindi il problema era ottimizzare il fascio in modo che arrivasse a una determinata profondità e a quella profondità vedere la diffrazione o la differente propagazione dell'onda. E con questo è stato possibile ricostruire per vari strati alcune lettere di questa papiro. Ovviamente questo non è un modo semplice per leggere un papiro, cioè non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era dimostrare che c'è la possibilità di fare questa tomografia dei papiri, ricostruire le lettere, le scritture, e qualora ci fosse un sistema compatto, economico e maneggevole, non in grandi laboratori, ma anche in un museo, installabile in luoghi, diciamo, non dedicati a laboratori di alta energia, e allora forse potrebbe essere possibile, in modo sistematico, provare a leggere questi papiri e magari trovare delle opere di letteratura, di scienza, che al momento non sono ancora note. Ma passando alle applicazioni dell'alta energia, di cui sostanzialmente ci occupiamo noi ad NFM, su questo c'è una lunga tradizione qui a Frascati, perché un'invenzione importante che è stata fatta da Bruno Tuschek negli anni 60 è stata quella di dimostrare che due fasci di particelle di carica opposta potevano propagare all'interno dello stesso acceleratore e quindi ad essere accelerati. E a un certo punto potevano essere portati in collisione frontale in modo tale da stimolare la emissione di particelle subnucleari e vedere com'era la struttura della materia che veniva analizzata. E questa è stata una dimostrazione importante, perché potete immaginare che nel punto di interazione dei due fasci l'energia totale è la somma delle due energie cinetiche dei fasci che stanno collidendo. Quindi in un colpo solo, con lo stesso acceleratore, si raddoppia l'energia nel punto di interazione, perché è la somma dei due fasci propaganti, contropropaganti. Questo ha permesso, con acceleratori relativamente piccoli, di raggiungere energie elevate e investigare la struttura della materia. Tuschek ha costruito il primo anello di accumulazione, chiamato ADA, era una macchina molto piccola, era solo dimostrativa per far vedere la possibilità appunto di catturare e mantenere stabile l'orbita di due fasci di segno opposto che contropropagavano. Ma da questa idea è nata tutta una generazione di acceleratori, uno dei quali appunto a Frascati, a Done, tra gli anni 70 e 90, che ha avuto, è stato quello che ha portato, diciamo, sulla scena internazionale i laboratori di Frascati. Questo acceleratore è ora stato smantellato ed è stato sostituito da Daphne, che è un acceleratore di caratteristiche simili, ma con qualità del fascio diversa, che è ancora in funzione, è in fase, diciamo, conclusiva della sua attività, ma chi fosse interessato a visitare Frascati, i laboratori, lo può ancora vedere in funzione. Ma questi sono ancora acceleratori piccoli rispetto a quello che c'è in giro per il mondo. Questo è quello che bastava a noi per fare quel tipo di ricerche di fisica nucleare, subnucleare, che ci interessavano. Ma volendo andare a energie più alte, bisogna portare le particelle a energie maggiori. È solo lì che è possibile osservare la produzione di nuove particelle, e avendo a disposizione dei rivelatori, che sono un'altra componente fondamentale nelle macchine acceleratrici, così come era lo schermo nella televisione, e questi rivelatori devono essere in grado di tracciare l'orbita delle particelle prodotte dallo scontro, perché solo in base al tracciamento di quest'orbita e dell'energia che portano via dalla collisione, che è possibile capire quale tipo di particella si sta
interagendo con lo schermo, col rivelatore, e da qui appunto ricostruire le possibili nuove particelle emesse dalle collisioni. E qui vedete alcune animazioni di come può essere strutturato un rivelatore di particelle, che appunto è uno dei componenti che vanno insieme all'acceleratore. Gli acceleratori per le alte energie sono molto più grandi. Voi vedete in funzione a Ginevra LHC, che è un anello, scusate questo qui, che è un anello di 27 chilometri, è quello che è servito per trovare il bosone di Higgs. Però volendo andare a energie più alte, come abbiamo detto prima, quello che è necessario è aumentare il raggio di curvatura di queste macchine. Quindi i futuri acceleratori di particelle basati sugli anelli richiedono necessariamente raggi estremamente grandi, se non si vuole perdere tutta l'energia per emissione di radiazione e luce di sincrotrone. E questo porta a circonferenze dell'ordine delle centinaia di chilometri, che è una cosa è possibile. Insomma, passare da 27 chilometri a 100 chilometri non è tecnologicamente impossibile, ma da gestire una macchina simile è una cosa estremamente complicata, oltre ai costi. Quindi una macchina di questo tipo può essere realizzata solo in un centro internazionale in cui tutti gli enti di ricerca contribuiscono, e se ne può fare una al mondo per studiare appunto la fisica delle particelle a energie estremamente elevate. Quindi questo è il piano, diciamo, di proseguimento delle attività, dello stato dell'arte delle macchine circolari, che si porta dietro appunto queste complicazioni di carattere economico e strutturale. C'è però anche un'altra cosa da tenere conto, tanto per darvi un'idea di quanto la dimensione sia elevata, c'è il fatto che è stato anche dimostrato che questi acceleratori di particelle subiscono addirittura l'effetto delle maree, nel senso che l'orbita della Luna, che produce le maree in mare, in realtà produce anche una deformazione minima della crosta terrestre, che segue l'andamento appunto delle maree ben note. E questa piccola deformazione della crosta terrestre, quando intercetta un acceleratore che ha dimensioni così vaste, produce delle piccole variazioni di energia delle particelle, perché si trovano a fare delle orbite diverse da quelle di progetto. E questa misura è stata fatta, è stato proprio analizzato l'andamento dell'energia delle particelle in funzione dell'ora e della posizione della Luna, e si è visto che c'è una variazione dell'energia molto piccola, fortunatamente, che non ha prodotto grandi effetti sugli esperimenti, ma è possibile riconoscere da questo andamento, diciamo, sinusoidale, quasi sinusoidale dell'energia. Ecco qui, siamo tornati, è tornato Massimo, adesso lascio la parola di nuovo a Massimo. Prego Massimo. Eccoci qua, mi scuso per l'interruzione dovuta a problemi tecnici, e riprendiamo da questa slide che avevamo lasciato nella prima parte e che mostrava l'andamento della variazione di energia che il fascio di elettroni di particelle all'interno dell'anello in funzione a Ginevra subiva per effetto delle maree terrestri, cioè dell'influenza della Luna, della deformazione della superficie terrestre che la Luna esercita, così come lo esercita sulle deformazioni marine. E come dicevo, la perturbazione è molto piccola, questo non cambia i risultati degli esperimenti, ciò nonostante è percepibile, e questo già dà una idea del crescente numero di problemi che possono affrontare acceleratori sempre più grandi, quanto più si vuole raggiungere stabilità e riproducibilità dei fenomeni come necessario per la fisica delle alte energie. Quindi, fra le varie cose, oltre all'aumento dei costi e della complessità delle macchine,
andare ad alta energia può portare anche a problemi inaspettati. Quindi c'è anche un'altra via, c'è anche un'altra possibilità che stiamo cercando di esplorare in questo periodo, ed è la strada di rendere gli acceleratori il più compatti possibili, cioè possibilmente evitando questo gigantismo delle macchine acceleratrici e cercando di ottenere risultati analoghi in modo molto più compatto, economico e possibilmente con minori problemi di gestione. E come vi dicevo fin dall'inizio, la strada giusta sembra essere quella di utilizzare gli acceleratori a plasma, acceleratori compatti che in pochi centimetri possono raggiungere energie estremamente elevate e soprattutto in serie lineare, mettendo in serie una serie di moduli di acceleratore a plasma, si può anche evitare di costruire macchine circolari che si portano con sé tutti i problemi legati anche alla perdita di energia da parte dell'emissione di luce di sincrotrone. Ecco, quella che vedete è la foto simbolo di questi moduli. Ne ho anche qui uno con me in mano, che è quello che utilizziamo qui a Frascati per fare questi studi. E come vi dicevo, è semplicemente un capillare in vetro del diametro di circa un millimetro, un tubicino sottile, che viene riempito di gas idrogeno. Questo gas viene poi ionizzato da una scarica prodotta da due elettrodi in questa regione, e la ionizzazione produce quello che si forma un cosiddetto plasma, cioè un insieme di particelle cariche positive e negative, di ioni positivi e gli elettroni che si sono separati dal nucleo negativi, la cui somma totale delle cariche resta comunque zero, perché tanti erano gli ioni, tanti sono gli elettroni che sono stati estratti. Se vogliamo utilizzare un plasma per trasferire energia a una fascia di particelle e accelerarlo, quello che dobbiamo fare è cercare in qualche modo di separare le cariche, lasciando scoperta solo una delle due componenti, ad esempio la carica positiva. All'interno di questa regione in cui la carica positiva si addensa, si possono creare dei campi elettrostatici estremamente elevati che possono essere sfruttati per l'accelerazione. E lo vediamo meglio in questo schemino. Supponete che abbiamo acceso la scarica nel nostro capillare, si è formato il plasma, che è questa miscela di cariche positive e negative, e a un certo punto spariamo dentro questo tubicino, lungo l'asse, un impulso cosiddetto drive, che può essere un impulso laser di alta potenza, oppure anche un altro fascio di elettroni, di particelle. Questo impulso drive è sostanzialmente quello che deve compiere il lavoro sulle cariche del plasma e separarle. E infatti gli elettroni, che hanno una massa più piccola degli ioni, rispondono subito a questa perturbazione e si allontanano dal passaggio, dalla zona in cui passa l'impulso drive. In questo breve periodo in cui gli elettroni vengono allontanati dalla loro condizione di equilibrio iniziale, sulla scia dell'impulso drive, in cui sono rimasti solo gli ioni positivi, che essendo più pesanti e hanno un tempo di risposta più lungo, sono ancora in una zona accessibile per l'accelerazione delle particelle. E infatti all'interno di questa regione arancione, dove si ha alta densità di carica positiva, si formano quei campi elettrostatici estremamente elevati che possono essere utilizzati per accelerare un altro fascio iniettato sulla coda di questa bolla e trasferire energia dall'impulso drive a quello che si chiama witness, il fascio testimone, che viene accelerato a spese dell'energia cinetica del driver. E questo è un sistema molto compatto, perché se pensate la dimensione di questa bolla è dell'ordine di 300 micron, quindi è estremamente corta. La sezione, la massima ampiezza è dell'ordine del 20-30 micron. Stiamo parlando di oggetti che hanno dimensioni di un capello umano come sezione trasversale. E quindi ci vuole una certa abilità nel mantenere le particelle lungo un asse così ben definito e così sottile. Ciò nonostante,
risultati veramente eccezionali. Con questo schema sono stati accelerati fasci di elettroni con campi acceleranti dell'ordine di 100 gigavolt a metro, quindi almeno un fattore 1000 rispetto alle strutture acceleranti a radiofrequenza convenzionali. Naturalmente ci sono più problemi per quanto riguarda la tolleranza e la sincronizzazione tra i vari fasci che devono essere utilizzati. Quindi questo fascio da accelerare può essere iniettato dall'esterno oppure può anche essere prodotto dal drive, dall'impulso driver stesso, perché se l'intensità di questo impulso laser è molto forte, i campi che si anche gli elettroni del plasma possono essere catturati sulla scia. E quindi senza dover iniettare un secondo fascio, è lo stesso drive che risucchia dal plasma gli elettroni e se li porta dietro, se li accelera sulla sua scia. Quindi questo sarebbe di per sé un sistema compatto, molto compatto, per generare e accelerare fasci di elettroni. Forse si può vedere meglio in questa specie di animazione, questo è il nostro capillare, questi puntini arancioni sono il gas neutro, la sovrapposizione di ioni ed elettroni che si genera quando si applica la scarica, e questo è l'impulso drive, in questo caso un laser, che perturba l'equilibrio e lo perturba separando le cariche positive da quelle negative. Quindi qui sulla scia dell'impulso che entra si forma quella bolla di cariche in grado di produrre campi estremamente elevati. Ovviamente questo impulso propaga lungo il driver e si porta dietro questa regione accessibile per l'accelerazione. In questa animazione, in questa simulazione, in realtà queste sono proprio simulazioni basate su calcolo scientifico, si vede chiaramente un impulso laser che sta viaggiando nel plasma e che separa, genera questa bolla esterna sulla sua scia, e queste macchioline che vedete sono gli elettroni del plasma che vengono catturati dal gas circostante e vengono accelerati e portati sullo stesso piano di accelerazione, sull'asse di accelerazione del driver. Questa simulazione dimostra anche che purtroppo questo processo non può portarsi avanti all'infinito, perché anche l'impulso driver, che sta cedendo energia, adesso qua sta ricominciando da capo, sta cedendo energia al plasma, dopo un po' perde la sua capacità di creare questa bolla. E infatti dopo un po' vedete che questa bolla si chiude, l'impulso laser è diventato troppo debole per continuare ad accelerare, e si perde la possibilità di continuare ad accelerare particelle. Questo richiede che ci siano una serie di dispositivi come questo, messi in fila uno dopo l'altro, e all'interno di ciascuno di questi viene rinnovato l'impulso driver che permette l'accelerazione. Quindi qui si vede in questa simulazione questa possibilità. Il problema attualmente è che gli impulsi laser necessari per creare questa bolla sono impulsi di alta potenza, cioè devono contenere tanta energia su una lunghezza dell'ordine delle 10, 20, 30 femtosecondi. Quindi sono impulsi estremamente corti e non sempre potenti, e non è facile generarli con la tecnologia odierna. Quindi quello che potete vedere qui è un'immagine del laser in grado di produrre questi impulsi al petawatt, che è stato utilizzato a Berkeley per questi primi esperimenti, e come vedete è tutt'altro che compatto, cioè è un sistema non solo abbastanza costoso, ma anche di dimensioni molto ampie. Quindi lo sforzo per il futuro non è solo quello di costruire dispositivi acceleranti compatti, piccoli, è anche quello di sviluppare una nuova tecnologia laser che sia in grado di fornire queste alte potenze in dimensioni compatibili
con gli spazi a disposizione e soprattutto molto meno costosi. Fortunatamente la ricerca in questo campo sta andando avanti molto velocemente, perché i laser di potenza hanno tantissime applicazioni, non solo quelle per l'accelerazione di particelle. E quindi anche l'industria viene trascinata in questa, in questo business che ha prodotto un salto tecnologico notevole, ed ora l'equivalente di questo laser si riduce a questi tre primi cassoni che contengono le componenti e l'amplificazione necessaria, che diventa molto più maneggevole per quanto riguarda appunto le applicazioni che interessano a noi. In questo grafico, che vi illustrerò brevemente, è solo per dimostrarvi come sono stati fatti questi primi test. Ovviamente in questi primi test di accelerazione era necessario avere molta diagnostica in modo da poter misurare l'effetto che fa sul fascio l'accelerazione degli elettroni. Non tutto questo è necessario in un acceleratore ormai, diciamo, stato dell'arte. Ma quello che vedete qui è la complessità del sistema. Questo quadratello è il nostro capillare, quello che vedete riportato in questa immagine. Sono quei 10 centimetri dove viene effettuata la scarica e creato il plasma. Quello che vedete invece sopra è il percorso che deve fare il laser di potenza, una volta generato da quegli sistema che abbiamo visto prima, per essere trasportato e poi focalizzato, trasportato e poi focalizzato in modo da poter entrare nei pochi millimetri di diametro questo capillare e poter generare l'onda di plasma. Notate anche la trasversa dell'impulso laser che sta andando verso il capillare è molto larga, è dell'ordine dei 20 centimetri la sezione trasversa. Questo perché l'energia densa contenuta in questi impulsi laser è talmente elevata che se dovesse incontrare dei sistemi di specchi come questi, li forerebbe, se fosse troppo densa, se fosse molto più piccola la sezione. Quindi il fascio laser viene trasportato a dimensioni larghe, in modo da diluire la densità di energia all'interno del fascio, e solo alla fine, attraverso questo specchio che produce anche una focalizzazione lungo l'asse, l'impulso laser viene concentrato alla densità di energia necessaria per eccitare l'onda di plasma. Dopodiché l'impulso laser esce e viene elevato dal percorso delle particelle, le quali invece continuano dritte con l'energia che hanno guadagnato e vengono poi analizzate con uno spettrometro per misurarne l'energia, la dispersione di energia, perché cosa importante è che tutte le particelle dovrebbero avere la stessa energia finale. Se c'è una dispersione, se c'è una variazione di energia all'interno del fascio, questo rende più difficile il loro impiego. Quindi devono essere sostanzialmente particelle cosiddette monocromatiche, con un contenuto di energia molto ristretto intorno al valore obiettivo. E comunque vedete la complessità di questo sistema, che è servito per dimostrare le capacità di accelerazione di un sistema plasma, ma ancora, insomma, deve essere messo a punto. Fortunatamente, qualche anno fa, nel 2020, è partito un'attività di ricerca finanziata dalla Comunità Europea, che aveva proprio lo scopo di mettere insieme tutti i attori principali in Europa, ma anche all'estero, interessati a sviluppare questi nuovi acceleratori di particelle. Perché fino a poco tempo fa c'erano tanti istituti, università, centri di ricerca che lavoravano in questa direzione, ma ognuno un po' per la sua strada, non c'era un approccio coerente con una finalità condivisa. Questo progetto ha avuto questo finanziamento ha avuto la forza di riunificare le attività distribuite in Europa e nel mondo, cercando di progettare
il primo acceleratore a plasma con un'applicazione ben definita, di cui vi farò vedere tra poco l'obiettivo, e quindi ha reso tutto molto più efficiente. Questa ricerca è stata indirizzata a obiettivi condivisi e non ognuno per i fatti suoi. E il risultato che ha portato questo studio ha avuto un effetto anche qui a Frascati, qui in Italia, perché una delle test facility che verranno costruite all'interno di questo progetto ha proprio sede qui a Frascati. Come vedete, anche questa non è una struttura molto piccola. La lunghezza di questo edificio è di 150 metri, la larghezza circa 40, ma quello che conta è che all'interno di questo edificio verrà collocato in questo punto acceleranti. E questo fascio di particelle accelerato da questo modulo verrà poi utilizzato a valle da un laser a elettroni liberi, di cui tra poco vi farò vedere il funzionamento. E questo laser a elettroni liberi è in grado di produrre radiazione monocromatica a lunghezza d'onda molto corte, di grande interesse poi per le applicazioni di ricerca biomedica o struttura della materia. Quindi sarà il primo acceleratore a plasma che serve a degli utenti, non sarà solo una ricerca, diciamo così, esplorativa. Si realizzerà un acceleratore in grado di funzionare 24 ore su 24 con una stabilità e una riproducibilità alte, tali da poter permettere lo sfruttamento di questo fascio di particelle accelerate. E la peculiarità di questo sistema è che potrà essere eccitato o da un laser di potenza che verrà collocato in questa regione, di dimensioni ridotte rispetto a quelle che vi ho fatto vedere nell'immagine, oppure potrà essere eccitato da un altro fascio di particelle che verrà generato da questo acceleratore a monte del plasma. Quindi, per andare un po' più nel dettaglio, quella che vedete qui è il sistema che abbiamo in funzione ora a Frascati, che è un prototipo di quello che verrà realizzato tra poco, e vedete che qua c'è la parte di accelerazione delle particelle attraverso strutture a radiofrequenza convenzionali. Questo deve dare un po' di energia all'impulso driver. Questa energia sta camera, in modo da creare questi campi acceleranti elevati, e da qui usciranno il fascio accelerato a spese del driver dall'onda di plasma. E in questa scatola verrà praticamente raddoppiata l'energia d'ingresso che invece viene ottenuta con un acceleratore di una decina di metri di lunghezza. Quindi in un metro di questa camera vuoto dove viene alloggiato appunto questo capillare, si produce la stessa energia che viene prodotta nei 10 metri precedenti. Ma vediamo un attimo un po' più nel dettaglio come sarà questa futura macchina, che viene chiamata Eupraxia a Spark Lab. Beh, innanzitutto dobbiamo generare il fascio driver. E qui vedete cosa succede all'inizio. Invece di generare il fascio di elettroni con un sistema semplice, come abbiamo visto per il televisore, cioè riscaldando un filamento e facendo emettere gli elettroni al filamento, quello che utilizziamo in questa macchina è l'effetto fotoelettrico. Cioè abbiamo un impulso laser nei raggi ultravioletti che va a incidere su un catodo, un fotocatodo in rame, e per effetto fotoelettrico estrae una quantità di elettroni proporzionale alla energia del laser incidente, e ha il vantaggio che il fascio di elettroni prodotto sostanzialmente ha la stessa lunghezza, la stessa forma del fascio laser incidente. E è abbastanza semplice manipolare un impulso laser per avere determinate strutture temporali. E quindi questa struttura temporale che viene prodotta sul laser si riflette poi sulla struttura del fascio di elettroni che viene estratto. Il fascio di elettroni appena estratto viene accelerato da una
cavità a radiofrequenza e poi iniettato in un LINAC, una serie di cavità, per portarlo all'energia necessaria per l'esperimento col plasma. Dopodiché viene iniettato all'interno della nostra camera, dove abbiamo la scarica nel capillare. Qui la vedete in funzione, è un impulso ogni 10 secondi che viene eccitato all'interno del plasma, e in coincidenza con la scarica viene iniettato il fascio di elettroni per essere poi accelerato. Quindi all'interno di questo piccolo dispositivo viene raddoppiata l'energia d'ingresso prodotta dal laser e prodotta dall'acceleratore a monte. Ma la cosa poi interessante è che questo fascio, una volta accelerato, verrà poi utilizzato. Sì, quindi quello che noi, la nostra ambizione è quella di produrre un fascio di elettroni che non solo abbia energia giusta che ci interessa, ma che sia anche di qualità elevata, nel senso che deve essere molto focalizzato, molto denso, deve avere una densità di elettroni estremamente elevata, per poter poi esercitare la sua funzione all'interno di una serie di, come vedete in questa animazione, in questi ondulatori il fascio accelerato dal plasma viene messo in orbita, come vedete, prodotto una deviazione dall'orbita rettilinea, proprio per aumentare, come avevamo visto anche nelle sorgenti di luce di sincrotrone, la quantità di radiazione emessa per effetto dell'orbita non rettilinea che le carica. E all'interno di un laser a elettroni liberi, questo effetto è ancora più interessante, perché è una catena molto lunga di ondulatori, può arrivare anche dalle decine di metri. Gli elettroni, mentre oscillano ed emettono radiazione, hanno la possibilità di auto-organizzarsi. Nel senso, dopo una letargia iniziale in cui si ha un'emissione di radiazione disordinata, gli elettroni si mettono come d'accordo per emettere tutti la stessa lunghezza d'onda alla stessa fase. E questa lunghezza d'onda dipende sostanzialmente dall'energia delle particelle che stanno viaggiando nell'ondulatore. Quindi cambiando l'energia delle particelle si può cambiare il colore dell'emissione della radiazione di interesse e aggiustare appunto la lunghezza d'onda per gli esperimenti che si vogliono effettuare. Ma la cosa sorprendente di questa lunga catena di elettroni è che la radiazione emessa è monocromatica, così come avviene in un laser convenzionale, il laser pointer che comunemente si usano per indicare. Quello è un colore solo, non è la sovrapposizione di tanti colori come avviene nella luce bianca e che era quello che succedeva negli anelli di luce di sincrotrone. Nel laser elettroni liberi si può selezionare un colore ben preciso, e questo colore in realtà non è solo parte dello spettro visibile. Colore è anche la possibilità di andare a lunghezze d'onda estremamente corte, come i raggi X, quindi poter fare un laser a raggi X, che oggi non esiste in commercio, potrebbe essere un passo enorme per le applicazioni anche scientifiche. E vediamo ad esempio cosa succede. All'uscita di questo ondulatore, la prima cosa che bisogna fare è separare il fascio di elettroni dal fascio di luce che è stato emesso. Questo è semplice, con un magnete deflettente gli elettroni vengono indirizzati verso il terreno e lì vengono fatti schiantare in un opportuno damper. I fotoni, la luce, che non risente della deviazione prodotta dal campo magnetico, invece prosegue dritta e può essere portata nella sala dove stanno gli utenti pronti per fare il loro esperimento. E la cosa interessante è che la radiazione emessa all'interno degli ondulatori ha le caratteristiche che dipendono dal fascio di elettroni che l'ha generata. In particolare, la sua lunghezza temporale sarà uguale, simile a quella del fascio di elettroni. Se il fascio di elettroni è molto corto, anche la radiazione emessa sarà molto corta.
in tempo. E questo permette di fare degli esperimenti che sono uno in questa animazione. Quello che vedete, a differenza di quello che si può già fare con le macchine di luce di sincrotrone ad anello, è la possibilità di produrre degli impulsi così corti che sono in grado di fare l'immagine, l'analisi strutturale di una singola proteina. E com'è possibile questo? Beh, quello che si sfrutta è lo stesso effetto come avveniva nei cristalli, cioè la diffrazione della radiazione su uno schermo prodotta dalla proteina. Il problema è che se l'impulso di luce ha poca potenza, l'immagine che viene trasmessa sullo schermo è praticamente indistinguibile dal rumore di fondo. Quindi quello che ci vuole è un impulso di luce estremamente intenso per poter avere una buona immagine sullo schermo che segue. Ma quando l'impulso è estremamente intenso, purtroppo produce un altro effetto: distrugge la proteina che sta cercando di analizzare. Quindi l'immagine che si vede sullo schermo non è più quella della proteina nel suo stato originario, è un'immagine di una confusa di una proteina che viene distrutta durante l'interazione con l'impulso di luce. Però se questo impulso di luce è talmente corto temporalmente, dura pochi femtosecondi, allora si verifica un altro effetto, che dipende dal fatto che il tempo di danneggiamento della proteina è più lungo del tempo in cui la luce passa attraverso la proteina stessa. Quindi è possibile raccogliere sullo schermo un'immagine della proteina ancora nel suo stato intatto prima che questa esploda per effetto della quantità di energia che l'ha investita. E quindi se l'impulso di luce è sufficientemente corto, è possibile ricostruire l'immagine delle proteine nel loro stato originario. E questo è ben forse raffigurato in questa immagine statica, in cui si vede un esperimento che è stato fatto qualche anno fa, e usando il tempo di distruzione, vedete, questa proteina viene illuminata con un impulso laser e dopo un po' si viene dissociata, perché la quantità di energia che viene depositata all'interno di questa molecola è estremamente elevata. Ma il tempo di dissociazione è dell'ordine di 50 femtosecondi, che è brevissimo. Ma se l'impulso che la attraversa è ancora più corto di questi 50 femtosecondi, è dell'ordine di 10 o meno femtosecondi, allora quello che si osserva sullo schermo è ancora immagine non danneggiata. Questo è una cosa che è possibile fare solo con questo tipo di macchine. Oltretutto è anche possibile mandare una serie di impulsi uno dietro l'altro sul nostro campione, magari in questo caso non su una proteina, ma se si vuole ricostruire l'andamento di una reazione chimica, ad esempio, è possibile fare una serie di fotografie di quello che sta succedendo all'interno della reazione chimica e poter studiare come si compongono, come si modificano le strutture dei componenti durante la reazione stessa. E un argomento di particolare interesse in questo campo è studiare come funziona la fotosintesi clorofilliana, che ovviamente nasconde ancora dei problemi di interpretazione ed è e anche dei segreti di efficienza, perché è un modo per convertire energia in modo estremamente efficiente e avremo molto da imparare conoscendo, capendone tagli di funzionamento. Ma concludo facendovi vedere che un primo prototipo di laser a elettroni liberi, costruito però con un acceleratore convenzionale, è già in funzione da tempo e si trova a Stanford, LCLS, che produce radiazione laser tra 1 e 15 angstrom, corrispondente appunto ai raggi X, ed è stato un grande successo perché ha raccolto
una quantità di richieste per poter sfruttare questa radiazione da tutto il mondo. Quindi capite già che se fosse possibile avere tanti di questi laser distribuiti magari nelle università, sarebbe un grande vantaggio. Purtroppo questo modello, costruito appunto su una tecnologia, diciamo, consolidata, è troppo grande. Questa è una foto dal satellite in cui si vede questo acceleratore che pilota questo laser a elettroni liberi, e ha una lunghezza di circa 3 km. Quindi se ne può fare uno in un grande laboratorio, ma non si può pensare a investire i miliardi che costa per costruirlo in tanti laboratori distribuiti nel mondo. Quindi questo è il nostro grande sogno, cioè riuscire a sostituire questa parte di accelerazione con un sistema poco costoso, compatto, e rendere questo tipo di nuovi strumenti di indagine scientifica a disposizione di una platea più vasta, appunto, che può andare dalle università, agli ospedali, alle industrie stesse, per molte applicazioni che abbiamo visto. Quindi potrebbe essere veramente un beneficio non soltanto per la scienza, ma anche per l'economia del nostro paese. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e concludo ultimissima slide con consigliarvi questa rivista prodotta dall'IMFN, che ha dedicato un intero volume agli acceleratori di particelle, e se volete approfondire l'argomento qua trovate molte cose a livello divulgativo, ma anche con indicazioni bibliografiche se poi volete approfondire il discorso. Quindi collegando potete scaricare tutti i volumi di Asimmetrie e in particolare quello dedicato agli acceleratori di particelle. Se poi volete proprio rilassarvi, vi consiglio anche questa pubblicazione su Topolino di qualche anno fa, dove Pippo, Topolino ed Eta Beta fanno un viaggio al CERN e incontrano vari scienziati con una storia di spionaggio molto intrigante alle spalle, ma la cosa interessante è che vengono anche introdotti alcuni concetti di accelerazione delle particelle che sono tutt'altro che fantasiosi, e è una curiosità che mi ha divertito. Va bene, con questo vi ringrazio e concludo qua. Grazie Massimo, ringraziamo Massimo Ferrario per questo bellissimo e affascinante seminario, e invito tutti a scrivere le eventuali domande all'indirizzo email comedu@lnf.infn.it. Grazie davvero tanto Massimo, arrivederci.